in verità io vi dico, se uno osserva la mia parola non vedrà la morte in eterno. Non vedere la morte non significa non morire, ma non essere più schiavi di quello che la morte significa. Anzi, descrive il nostro tentativo di vivere in gioia e pienezza. Non vedere la morte significa avere le spalle al sepolcro e il volto proteso verso un futuro che non appare più minaccioso, ma gravido delle promesse di Dio. Purtroppo, la proposta di Gesù va incontro a una pessima accoglienza proprio da parte di coloro che sono la discendenza di Abramo. Eppure, questo legame di sangue non garantisce loro la capacità di sapere entrare in relazione alla parola di Gesù con apertura e fede. Che tipo di accoglienza riserviamo noi invece alla parola di Gesù? Siamo persone che la nascondono, ne sperperano la grazia, oppure la custodiscono santamente? Il vero amore sa custodire la parola dell'altro. Se io amo l'altro, non solo ricordo quello che lui ha detto, ma anche entro in lui in modo tanto grande che davanti a una situazione, a una scelta da fare, so che cosa l'altro direbbe, farebbe. Questa è la vera empatia. Gesù ci mostra il segreto della vera relazione: custodire le parole dell'altro.